Secondo appuntamento con la voce al sindaco, ogni martedì ascoltiamo come prima notizia del nostro radiogiornale la voce al sindaco, la nostra intervista al primo cittadino di Pozzallo che commenta gli avvenimenti della settimana appena trascorsa e ci aggiorna sui dati Covid-19 in città. Questa settimana il sindaco a Matuna ha discusso con Piero Giunta dello smaltimento dei rifiuti speciali della fruizione di un incremento orario di 2 ore per 69 dipendenti comunali. Ascoltiamo Roberto Ammatuna. Sindaco Roberto Ammatuna, aggiorniamo la situazione Covid-19 a Pozzallo con gli ultimi dati relativi alla settimana che ci siamo lasciati alle spalle. La situazione in questa settimana è stata molto particolare, nel senso che i primi giorni della settimana noi abbiamo avuto un aumento consistente dei contagi e quindi dei casi positivi in città. Gli ultimi 2-3 giorni della settimana abbiamo avuto sempre un aumento, ma con un numero più ridotto di casi positivi. Ad oggi noi siamo in un numero di casi complessivi positivi in città e che è di 165 casi positivi. Abbiamo 7 persone ricoverate, ma sempre in questa settimana abbiamo avuto il primo caso di decesso per Covid in città. Possiamo dire che da qualche giorno a questa parte c'è una maggiore disciplina, un maggiore comportamento rigoroso da parte di tutti i cittadini. Abbiamo meno assembramenti, abbiamo meno gente in giro e ritengo che se si continua in questo modo i risultati saranno positivi già a partire dai prossimi giorni. Quindi il mio vuole essere sempre un invito a tutti i cittadini a mantenere comportamenti rigorosamente corretti, a portare sempre la mascherina, a lavarsi le mani, ad evitare gli assembramenti, perché ripeto ancora una volta, il virus dovrà essere combattuto da noi tutti e non certamente dalla classe medica che in questo momento sta svolgendo un ruolo importantissimo, medici, paramedici, infermieri, personale sanitario che noi non finiremo mai di ringraziare, ma bisogna evitare il sovraffollamento ospedaliero. Tutto questo è possibile se ci sono comportamenti corretti da parte di tutti noi. In questa settimana abbiamo potuto leggere il suo comunicato stampa relativo allo smaltimento dei rifiuti speciali. Lei nel comunicato scrive: se non interverranno nell'immediato cambiamenti sarò costretto a rivolgermi all'autorità giudiziaria. E allora le chiedo, sindaco, se è successo qualcosa. A lei la voce, la parola. Lo smaltimento dei rifiuti, che sono dei rifiuti speciali, dei pazienti positivi al Covid, è stato un servizio che ha lasciato parecchio a desiderare. Parecchi cittadini hanno protestato e secondo me avevano ragione e hanno ragione a tutt'oggi per i lunghi tempi nello smaltimento di questi rifiuti particolari. E come è noto, lo smaltimento dei rifiuti dei pazienti positivi al Covid è competenza dell'ASPE. Le autorità sanitarie avevano affidato l'appalto a una ditta specializzata che non è riuscita a svolgere correttamente il servizio. Nella giornata di martedì della settimana passata noi abbiamo avuto un incontro come sindaci con l'assessore Razza. Io ho sollevato questo problema con veemenza nei confronti dell'assessore. L'assessore si era impegnata a studiare una soluzione e il giorno dopo siamo stati di nuovo convocati in videoconferenza dal direttore generale Aliquò e abbiamo affrontato insieme questa vicenda. Si è divenuti un po' alla proposta che io avevo
così fatto nei giorni passati, che era quella di affidare l'incarico per lo smaltimento di questi rifiuti particolari alle stesse ditte che operano nei comuni stessi, alle stesse imprese che operano per lo smaltimento dei rifiuti. Abbiamo avuto questo incontro e quindi ci stiamo muovendo su questa strada. Ho fatto un comunicato abbastanza energico, abbastanza duro, ho minacciato una denuncia alla Procura della Repubblica, perché su queste cose non si può assolutamente scherzare. Abbiamo dei cittadini che sono affetti dal Covid e quindi che vivono una situazione particolare. Se poi dobbiamo aggravare questo loro stato d'animo con l'accumulo di questi rifiuti per 10-15 giorni nelle proprie abitazioni, è una questione che stava per diventare molto, ma molto seria. E quindi ecco, ho dovuto alzare la voce, ma pare che ci stiamo per muovere nella posizione giusta. Così, per ricapitolare, nei prossimi giorni questo incarico sarà affidato alle ditte che svolgono in tutti i comuni lo smaltimento dei rifiuti, che è normale. Quindi speriamo di arrivare subito ad una positiva conclusione. Leggo dal comunicato sindacale della CISL: a partire dal 1 dicembre prossimo, 69 dipendenti con contratto part-time a tempo indeterminato potranno usufruire di un incremento orario di 2 ore, sommato a quello del dicembre scorso, quando altre 2 ore erano state concesse dall'amministrazione comunale. L'incremento orario complessivo per queste unità di personale sarà di 4 ore. E il segretario generale della CISL FP Ragusa Siracusa, Daniele Passanini, a comunicarlo, manifestando la propria soddisfazione per il risultato raggiunto al comune di Pozzallo con la firma. Grazie a un serrato confronto con l'amministrazione comunale ed in particolare con il sindaco Roberto Amatuna. Sindaco, lei al riguardo cosa ha da dirmi? Nell'ultima campagna elettorale avevo promesso ai miei concittadini una maggiore efficienza della macchina organizzativa. Maggiore efficienza significa impegnare maggiori risorse finanziarie per qualificare di più il personale e quindi gratificarlo anche dal punto di vista economico. Ci siamo riusciti in parte, abbiamo nominato dei dirigenti che ci hanno aiutato a risolvere tanti problemi, abbiamo potenziato timidamente, e ancora non basta, il corpo della Polizia Municipale e quindi abbiamo aumentato le ore a tutto il personale part-time. L'abbiamo aumentato di 2 ore lo scorso anno, lo stiamo aumentando di altre 2 ore quest'anno e ritengo che anche nel prossimo anno aumenteremo di altre 2 ore questo orario a part-time, che ora è più di un part-time, per arrivare completamente al full-time. Il confronto con l'organizzazione sindacale è stato abbastanza serrato ed è stato importante. Il sindacato svolge una funzione importantissima di concertazione con l'amministrazione. Peccato è che non tutti i sindacati hanno uguale senso di responsabilità. Io voglio ringraziare il segretario Passanisi, con cui ci siamo confrontati spesso, per questo comunicato stampa che ha dato atto al comune di Pozzallo di aver avuto questa volontà, come abbiamo così concretizzato i buoni pasti, altre conquiste dei lavoratori stessi dopo tanti e tanti anni. Se avessimo avuto un sindacato unito, un sindacato con un maggiore senso di responsabilità, avremmo potuto fare di più. Purtroppo non è stato così, ma posso sì confermare che la CISL è stato un sindacato che ha avuto invece un atteggiamento di grande responsabilità. Io voglio ringraziare Passanisi e la CISL per questa funzione costruttiva che hanno avuto in questi ultimi mesi, che ci hanno consentito di raggiungere risultati importanti e quindi una maggiore efficienza della macchina organizzativa. Ringrazio Roberto Amatuna, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.